Dopo oltre 20 ore di diretta radiofonica si è conclusa l'ottava edizione di Mate Radio, la festa di Rai Radio 3 coprodotta dalla Fondazione Mater Basilicata 2019. Per tre giorni più di 20.000 persone hanno avuto la possibilità di seguire dal vivo i programmi radiofonici, compresa la presentazione del programma culturale del prossimo anno in cui Matera sarà capitale europea della cultura e ancora concerti e spettacoli teatrali a cui si aggiungono le centinaia di migliaia di persone che hanno seguito la manifestazione attraverso il canale radiofonico, la diretta in streaming e le pagine social. Circa 200 artisti, una ventina di giornalisti accreditati, 4 radio locali coinvolte, 30 eventi in diretta radiofonica. Questi i numeri di Mate Radio. E ancora, per la parte tecnica, 3 palchi, uno spazio village, 40 giorni di montaggio, 50 tecnici in backstage e 45 contratti artistici. Ma è la magia di Mate Radio che sembra aver dato inizio anticipatamente al 2019, anno in cui la cultura esploderà in tutta la città dei Sassi e in tutta la Basilicata. I dati parlano fortissimi, urlano numeri impressionanti, cioè siamo passati da 13.000 presenze l'anno scorso a 24.000 presenze quest'anno, quindi c'è stata una somma di fattori positivi. Intanto la scelta che continua di produrre qualcosa di originale per Matera 2019, quindi come l'anno scorso abbiamo portato un'opera Coneglio realizzata sempre insieme al pubblico e al conservatorio, quest'anno si è fatto di più, si è preso non soltanto il conservatorio ma le bande di Montescaglioso e Grottole e si è fatto lavorare con Max Gazzè, che non soltanto ha accettato ma si è divertito e ha coinvolto in maniera straordinaria tutto il pubblico del castello tramontano, con un piccolo neo, cioè una capienza forse un po' addirittura insoddisfacente per le richieste, perché pensavamo forse di avere una capienza intorno alle 5.000 unità, purtroppo la circolare Gabrielli addirittura ha ridotto a 4.000 presenze, quindi il castello è stato tutto esaurito e non ha potuto avere tutte le disponibilità delle persone che erano venute anche da molto lontano, con le quali ci scusiamo, ma la colpa non è nostra, e di queste disposizioni di sicurezza francamente molto restrittive. Poi una cosa che ha detto il direttore Sinibaldi qui in conferenza oggi mi ha molto impressionato, cioè che Mate Radio offre qualcosa fuori dai circuiti culturali. Questo è anche il programma di Matera 2019 e credo che dovrebbero capirlo prima di tutto i materani e i lucani. Quello che si vedrà nel 2019 non è la solita solfa che si può comprare e vedere in tutti i teatri e in tutti i luoghi di Europa, è qualcosa che viene prodotto in maniera originale da Matera 2019 insieme al resto dell'Europa. Si vede qualcosa di unico che non ci sarà mai più. Non ci saranno concerti, non ci saranno spettacoli teatrali, non ci saranno spettacoli di danza che sono in tournée che noi portiamo qui per l'occasione. Faremo lavorare insieme e oggi è online sul nostro sito www.materabasilicata2019.it, completamente rifatto, ripulito, ricostruito e disponibile veramente a prova anche di ignorante digitale, quale io talvolta sono, e la disponibilità di tutte le 48 settimane di cosa succederà a Matera, e si vedrà che l'offerta culturale è proprio molto simile a quella di Mate Radio, nel senso che è contemporaneamente molto popolare, cioè parla di temi che riguardano tutti, è molto alta non nel senso che è distante, ma che viene fatta da personalità di altissimo livello e altissima qualità che da queste parti non si sono mai viste. Sì, è andato molto bene, adesso il bilancio in senso di numeri non hanno tanto senso perché era tutto pieno, anche la piazza stamattina col sole pieno di Matera, molto generoso diciamo, nel suo splendore, naturalmente ha sempre affollato la sala grande del conservatorio e l'auditorium, le strade, mi sembra che le serate nel castello, ma anche una cosa a cui noi teniamo molto, cioè questo passeggiare nella città, questo costruire una piccola comunità, non tanto piccola per la verità, di persone che si incontrano, tutto questo è andato benissimo. E poi è stata molto interessante la coincidenza, non del tutto casuale ma nemmeno proprio prevista, con la pubblicazione del programma culturale di Matera 2019, che è stata, mi sembra, nella conferenza stampa iniziale
più non tanto un bilancio di quello che è stato fatto, ma praticamente l'inizio dell'anno in cui Matera è capitale della cultura. Adesso c'è un programma, ci sono degli appuntamenti e quindi c'è anche un impegno da parte delle istituzioni e della fondazione, da parte dei cittadini. È stato bello essere qui proprio in questo momento e quindi continuare questo percorso che è iniziato 8-9, in realtà ancora prima, quando abbiamo pensato di venire a Matera con la festa di Matera Radio, di accompagnare questa candidatura e di vedere gli esiti che avrà. Il globale e il locale sono due parole che possono avere significati molto diversi e impatti molto diversi sulla nostra vita, anzi hanno talmente un forte impatto sulla nostra vita, tutte e due, cioè la nostra dimensione locale, il nostro stare in un luogo e il nostro essere soggetti, a volte oggetti di traffico internazionale, un traffico di dati, un traffico di merci, un traffico di valori, un traffico di uomini o un passaggio di uomini, che o noi siamo consapevoli di questi processi, li facciamo convivere insieme, oppure rinchiudendoci in uno di questi due valori ci condanniamo all'incomunicabilità, ma ci condanniamo anche alla miseria materiale, io credo, ma anche alla miseria morale, alla miseria intellettuale, alla miseria culturale. Siccome siamo una radio che combatte questo, ci è sembrato importante porre questi due termini al centro dell'attenzione e farlo a Matera, che senza esagerare adesso nel trasformarla in un modello, è un luogo dove la dimensione locale, la sua qualità, la sua eccezionalità, cioè il fatto di essere unica, si è incontrato in questi anni con un'attenzione globale. Qui si tratta di vedere se le due cose coabiteranno o se una divorerà l'altra, perché naturalmente il rischio di Matera, come di altre città, è di essere divorata dal consumismo commerciale, al consumismo turistico nella sua vera natura. Per questo è stato interessante in questi anni venire qua e sarebbe anche interessante tornare. Il 2019 è arrivato, ecco, quale sarà? Avete già un'idea sul palinsesto di Matera? No, sarà, è vero che sarà l'edizione più infattesa e non sempre più difficile, nel senso che in questi anni abbiamo detto e fatto molte cose. Io penso che sarà un'edizione che abbiamo preparato, parlando di locale globale, perché vorremmo raccontare molto come questa vicenda è entrata dentro Matera. Vorremmo riprendere le storie che abbiamo raccontato 8, 9, qualche caso 10 anni fa, abbiamo conosciuto, e vederle come sono cambiate oggi. Noi arriveremo, se arriveremo in autunno, non proprio alla fine dell'anno, ma quando una parte almeno del programma del 2019 sarà compiuto. Vedremo come ha trasformato la città, ma non se ha aperto un altro bed and breakfast o un'altra banca, ma se ha cambiato le persone, se le ha aperte al mondo e soprattutto se si è verificata questa cosa che trovo bellissima, di definire i visitatori cittadini temporanei della città. Se questa semplice indicazione, quasi quasi lessicale, di parole, cambia davvero l'atteggiamento del turismo, perché il turismo a Matera è rispettoso, ma nonostante sia un turismo rispettoso ha l'effetto anche un po' distruttivo che ha tutto il turismo di massa. Voglio vedere se nell'anno capitale della cultura questo processo, che è un processo che in tutto il mondo preoccupa nella gestione dei centri delle città, anche di città grandi come Barcellona, no? E se questo processo nella vicenda di Matera riesce a manifestare elementi di novità come in questi anni ci sono stati a Matera, perché Matera ha fatto qualcosa di originale, di sorprendente e anche un po' di unico, che spero diventi esemplare per altre città. Presidente, durante la conferenza stampa di chiusura di Matera Radio lei ha ricordato come nel momento più difficile a livello economico dei piccoli comuni, dei grandi comuni dell'Italia, durante la crisi Matera ha investito in cultura e questo è il risultato. Questo è l'elemento emblematico di questo lungo viaggio che ci ha portato fin qui. Era proprio questa la nostra intenzione, combattere la crisi, combattere la recessione attraverso gli investimenti in cultura. È una sfida che naturalmente ci ha portato anche qualche impopolarità, ma è una sfida che, come possiamo vedere, abbiamo vinto ed è questa la strada che dobbiamo continuare a percorrere. Una sua più che altro sensazione su questa edizione di Matera Radio, di cuore diciamo? Beh, innanzitutto è commovente vedere come la grande carovana di Radio 3 segua il suo guidatore, il direttore Marino Sinibaldi, che allestisce un programma straordinario. Quello di quest'anno ha superato ancora una volta nei contenuti e poi nella partecipazione l'ultima edizione, che già definimmo grandissima, quella dell'anno scorso. Questo significa che non c'è assolutamente un limite e noi dobbiamo aprire sempre di più. Open Future significa proprio questo, aprire ed aprire anche da altri territori. Chissà che ci viene in mente qualche idea per allargare ulteriormente questa grande platea che sta seguendo l'impianto formidabile di Matera, capitale europea della cultura,
e di poterla vivere, assaporare, ascoltare attraverso le onde di Radio 3. Direttore, si può dire che il 2019 è iniziato con questa edizione di Materadio? Ma io devo dire che il 19 è cominciato il 18 ottobre del 2014, perché da quel momento, da quando su tutte le testate internazionali le persone si sono finalmente accorte di Matera, della sua storia e del progetto che avevamo portato, la crescita è stata inarrestabile. Non c'è stata assenza di ferrovie, non c'è stata assenza di navette, non c'è stata assenza di posti letto che abbia potuto fermare una crescita di attesa. In questi giorni, ieri sera, sabato 22 settembre, la città era invasa di stranieri che se la godevano, ne parlavano, la commentavano, la usavano come luogo per distribuire i propri amori e i propri pensieri. Quindi credo che sia cominciata in quel giorno. C'è stato qualcuno, e ciascuno si domandi chi, che ha cercato di interrompere quella favola che avevamo costruito con passione e con tantissimi cittadini. Qualcuno che ha cominciato a dire no, quel programma non va bene, no, quelle persone non vanno bene, no, quei legami non vanno bene. Per fortuna, quella che io ho definito in conferenza stampa una piccola trebisonda, cioè un momento di follia collettivo, è rientrato nei ranghi. Oggi le persone stanno insieme, lavorano, le istituzioni non litigano, e il fatto di lavorare insieme per un futuro aperto e collettivo è il punto di forza di un qualcosa che è cominciato nel 2011, è arrivato fino a un successo sperato, ha avuto un momento di stop che rischiavamo di pagare in maniera esagerata, e che oggi invece è un programma fatto dai cittadini, dalla scena creativa lucana e dall'Europa, che è già cominciato con Materadio, che durerà, io credo, anche molto tempo dopo. Vorrei dire che mi sembrano inspiegabilmente esagerate le paure del dopo 2019, cioè non capisco cosa voglia dire. Quando una città entra sulla mappa, è sulla mappa. Matera sarà sulla mappa per 10 anni, soltanto i materani potranno toglierla. Qualche materano ci ha provato a toglierla dalla mappa, adesso che l'abbiamo messa non bisogna più toglierla.